got to make it with jive, boy. Say shout it. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shout it. When it hits you, yes, indeed. Signore e signori, ben ritrovati nella Redcraft. Ebbene sì, siamo ancora qui, siamo ancora in 1.15.2, perché la serie finirà in 1.15.2, per poi ripartire con la Redcraft 3 direttamente, si spera in 1.17. Stiamo finendo i progetti, stiamo, parlo al plurale, perché stanno dando una grossa mano gli aiutanti che faranno parte anche della Redcraft 3 a finire ste montagne, cioè finire è un parolone. Perché non so se le finiremo, guardate quanto sono grosse, quanto sono enormi. E che è qua? Ah, qua ho chiuso così, va bene. Perfetto, l'importante è che sia illuminato il tutto. Non so se riuscite a notare le differenze, però guardate quanto sono ancora più alte. Se non erro, negli scorsi episodi ci eravamo lasciati con le montagne a quell'altezza. Tipo questa si fermava a questa altezza, cioè sto pezzo di montagna si fermava lì. Adesso guardate che pezzettoni enormi che abbiamo fatto dietro. Tra l'altro che continuano pure, che creano una lontananza, un fog. Mi piace veramente un casino. Però noi siamo qui non solo per fare le montagne ancora, ovviamente, che continueremo in live, ma siamo qui per fare la stanza del buon menu in questo castello. Ebbene sì, è da una vita che devo ancora finire, diciamo, l'interno del castello. Molte stanze sono state fatte, però l'ultima stanza, ovvero quella di Mnuso, proprio la più importante, quella dove dorme lui, non c'è. Infatti ci eravamo lasciati, vedete, con queste murature così, tutte belle, carine, però era tutto incompiuto. Vedete, arrivava tutto fin qui. Il nostro compito di oggi è quello di finire, di almeno continuare questo corridoio, queste salite, questo soffitto, tutte ste robe qui, completamente, si spera. Quindi signori, senza perderci in chiacchiere, comincerei subito a vedere qualcosa per quanto riguarda proprio questa stanza qui, questa roba qui, e ci vediamo tra poco. Come avete potuto vedere, signori, finalmente abbiamo fatto quel corridoio, abbiamo fatto anche una stanza che non abbiamo visto nel timelapse, cioè non sono riuscito, diciamo, ad inquadrarla, ma è meglio così perché ve la voglio mostrare direttamente in video. Ora fammi prendere un attimino i razzetti e andiamo pure a dormire a questo punto, dato che è notte. Qui sopra ci dovrebbe essere un letto, ebbene sì, il letto che sto utilizzando mentre faccio queste montagne. Tra l'altro le sto portando ancora avanti, probabilmente non riuscite a vedere le differenze. Però non so nemmeno se ci farò un timelapse riguardo queste cose, perché cioè, vedreste praticamente sempre le stesse cose. Non so se vi piace, però come potete ben vedere quella è una montagna che pure ho portato avanti, l'ho alzata di più, ho messo, vedete, parti di terra. Anche lì sto aumentando un pochino questa zona dove c'è la terra. Qui ci voglio lasciare questo spazio, tra virgolette, vuoto tra due montagne. Secondo me ci sta molto bene, altrimenti facciamo tutte montagne azzeccate. Cioè dobbiamo staccare un pochino, vedete. Comunque, non abbiamo finito ancora questo posto, non lo abbiamo finito perché mi sono reso conto che ci sono ancora un sacco di zone che non sono state effettivamente toccate. Per esempio lì, no? Dove c'è quell'amichetto affacciato. Quella doveva essere la armeria, praticamente, ed è ancora vuota. C'è tutto lo spazio possibile e immaginabile per poterci lavorare di brutto, ci possiamo fare proprio una bella stanza. E se non erro non ho messo nemmeno queste robette qui, il soffitto intendo, in zone come per esempio dove sta il giardino. Tra l'altro non so nemmeno se è percorribile questa zona, vedete, questa è un'altra zona dove effettivamente c'è un corridoio. Ecco, magari arriviamoci con la free camera. Ecco, vedete, ah sì, c'è pure quest'altra torre, signori. Però, ecco, fammi vedere. No, qui non c'è nemmeno, sì, non c'è nemmeno il soffitto di legno. Eh sì, ah, ma qui c'è un'altra torre, vero, porca miseria. Pure questa è vuota, mio Dio, signori. Comunque, andiamo lì, nella zona che ho
costruito per farvi vedere un pochino come è sviluppata, come mi sono portato avanti. Allora, il pavimento, come avete visto, è fatto in questo modo. Prima era di un altro stile, diciamo, di colori, era fatto con la terracotta ciano, però ho voluto mettere la lana perché qui in questo punto la dovevamo per forza mettere sotto forma di tappeti, perché qua c'è praticamente il legno che non possiamo sostituire perché si collega direttamente alle stanze che stanno qua sotto. O alzavo il pavimento, cosa che comunque avrebbe dato fastidio, o semplicemente mettevo dei tappeti, che secondo me funzionano molto molto bene. E infatti questa transizione si nota veramente veramente pochissimo. Ho messo delle piante, le solite piante che sto utilizzando sempre, che sono bellissime. Io spero vivamente che, ecco, adesso mi sono accorto che qui manca un coso, forse lo devo ancora attivare con l'IO Vendor, se non sbaglio. Vabbè, dopo provvedo. Spero che non facciano laggare queste cose, perché questa zona è strapiena di questi dettagli, di questi armor stand invisibili, visibili, un casino. Poi qui è uscita una roba fighissima, non so se avete notato in timelapse, io e Bise stavamo lavorando un pochino in questa parte centrale perché volevo riempirla in un qualche modo. E alla fine che cosa è uscito fuori? Spostando l'armor stand al centro tra due blocchi, vedete, perché questa è una roba, è una costruzione pari, ci troviamo al centro di pane di vetro, vedete? Questi sono glass pane di vetro fatti a cerchio, tra virgolette, tra quattro blocchi. Ed è fighissimo, guardate che roba stupenda che viene fuori. Mettendo anche le scale che vanno a creare questo blocchettino centrale, si va a creare una roba del genere. Ora lo so che sta un pochino davanti le balle, se ci fossero stati i muretti, perché qui siamo ancora in 1.15.2, di cobblestone, di stone bricks che si collegavano tra di loro, avrei potuto fare una roba del genere mettendo wall sotto e wall sopra, così veniva una cosa bella stretta e unica, senza questa sorta di movimento come se fosse una clessidra. Molto molto bella questa finestra, tra l'altro un pochino più alta rispetto a quelle che utilizzavo sempre. Qui ci ho messo una libreria, vabbè. E questa è la stanza dove dormo io. Bis mi aveva consigliato di farci una sorta di stanza osservatorio, perché ci sono più finestre, vedete, c'è questa finestra tra l'altro all'angolo che è fighissima, guardate quanto è bella, e poi c'è quest'altra finestra che comunque dà una bella vista. Tra l'altro guardate, ho messo pure questa roba intorno per dare importanza appunto a questa finestra, però alla fine ho deciso di farci la mia stanza perché mi piace molto, mi piace pure il fatto che c'è appunto questa finestra qui, ho messo un po' di piante, tutte robe così. Forse il pavimento non mi convince tantissimo perché c'è questa roba fatta con la black terracotta, o sbaglio, non mi ricordo, sì, dovrebbe essere la black terracotta questa qui, che se la cuoci, la fai diventare glazed, esce questa robetta qui che non è male, però è una cozzaglia di colori che non so se funziona bene, però per ora ce la voglio lasciare. E qui c'è anche il baldacchino nostro dove noi saliamo per andare a dormire, con un bel letto pari. E niente, qui ci dovrebbe essere addirittura pure il nostro bagno, che però ancora deve essere fatto, perché qui veramente lo spazio è strettissimo, non posso rompere nessun blocco qui in mezzo, perché sennò vado a finire in altre strutture, per esempio qui vado a finire nella torre, nel campanile. Quindi non posso rompere assolutamente questi blocchi, e quindi devo cercare di mettere il gabinetto e tutte robe così qui intorno, e non so come fare, però vabbè, troveremo sicuramente una soluzione. Intanto mi piace un casino, lo so, non è enorme come stanza, lo so, però mi piace. Mi piace veramente un botto. Questa torre ancora non è finita a livello di costruzione, perché possiamo salire, guardate, si può salire sopra, quindi qui ci posso fare qualche altra cosa, non so ancora che cosa. Avevo pensato di farci una voliera, si dice così, no voliera, tipo quelle cose che stanno in Harry Potter, dove stanno tutti i gufi, una guferia, ecco, una guferia. Avevo pensato di farci una guferia, però con i pappagalli, perché giustamente i gufi non ci sono in Minecraft, però sarebbe una cosa interessante, come se fossero tipo dei gufi viaggiatori, oppure piccioni viaggiatori, non lo so. E in ogni caso portiamoci avanti, signori, non perdiamo altro tempo.
Non è bellissimo? Guarda, pappagallo rosso su un ramo dell'albero rosso, fighissimo. Poi guarda lì, un altro pappagallo, però in questo caso è chiuso dentro una gabbietta. Guarda quanto è bella, con le scalette a pioli sullo scaffolding. Questa cosa si può fare solo con il datapack delle floating ladders, no? Avete presente quella cosa che lanci la scaletta a pioli sopra un'altra scaletta e te la piazza sotto? Solo così si può fare questa cosa, però guardate che figo. Cioè, è bellissima, una gabbietta stupenda. Ne devo mettere delle altre sicuramente qui intorno perché sono fighe. E sì, non fate caso al fatto che qui intorno ci sono una marea di pappagalli. Sono bellissimi, mi ha aiutato il buon Triton a portarli. Anche Ghiso, l'aiutante della Redcraft, che farà parte anche della Redcraft 3. E porca miseria, guarda quanti sono, tutti colorati. Non so se manca all'appello qualche altro colore. Forse li abbiamo proprio tutti. No, forse manca quello blu. Quello blu scuro, se non erro. Eh sì, manca proprio quello. Intanto, quello che avete visto in timelapse è proprio quella stanza che sta lassù. Ora, come ci si arriva? Ci si arriva attraverso questo funicolo che sta all'interno di questa torre, all'interno delle mura e tutto il resto. Vedete, io percorro questa stradina, questo corridoio, appunto, e arrivo dove c'è questa porta che, se la apro, mi trovo qui dentro, dove potete vedere anche delle cose in più rispetto al timelapse stesso. Cioè, ne ho approfittato tra una clip e l'altra per inserire più cose per renderla più figa. Questa dovrebbe essere una sorta di armeria, o almeno deposito delle armi, delle armature e tutto il resto. Nulla di eccezionale, l'ho voluta fare perché ci troviamo comunque vicino all'ingresso. Ci deve essere una stazione di rifornimento, una roba del genere, piccolina, senza esagerare. E quindi l'ho voluta mettere qui, molto alta pure di soffitto. Guardate che figo, ne ho approfittato per mettere pure un sacco di stendardi appesi stesso della zona. Come vedete ci sono tutte le armature belle appese, ci si può lavorare proprio sulle spade. E poi vabbè, ho aggiunto un tavolo qui in mezzo perché lo vedevo abbastanza vuoto. Queste mensolette pure mi piacciono un sacco qui dietro. E qui, dato che comunque c'era dello spazio dietro stesso al muro, perché per farlo preciso e sistemato dovevo comunque tagliare un pochino un muro, ho voluto mettere la mappa di questa zona. Vedete? Questa è la mappa proprio di questa zona qui. Guardate quanto è figa. E questa invece è la mappa dell'isola centrale, quella dove abbiamo costruito per tanto tempo prima di spostarci qui. E guardate quanto è bella. Ovviamente non ci entra tutta, però è molto carina. Vedete? Questo è praticamente il logo della Redcraft 2 in piazza. Non so se avete capito cos'è che sta inquadrando questa mappa. Molto molto bella. Tra l'altro dietro a questi pannelli di vetro, che sa molto di credenza, armadio, roba del genere. Bellissimo. Veramente molto bello. Per il resto non ho aggiunto niente di che, ho messo un quadro lì che ci sta tutto. Cioè, questo è un quadro che non utilizzo mai perché è enorme, però ci sta tutto qua in mezzo, perché poi comunque rappresenta la guerra, tra virgolette. Vabbè, è un combattimento, però vabbè, facciamo che è una sorta di guerra. Intanto Mino ci saluta in chat. Sempre in live ci siamo portati avanti da un'altra parte. Non so se ve ne siete accorti prima, ci sono passato proprio qua davanti, però non l'ho inquadrata questa zona. Proprio qui, vedete? Ricordate che prima c'era uno spazio che era gestito in modo diverso. Ecco, in live stesso parlando e discutendo del fatto che ogni borgo, ogni fortezza ha sempre il fabbro. Ce l'ha sempre. E poi tra l'altro è sempre vicino all'ingresso più o meno. Ho voluto mettere appunto un fabbro all'aperto. Ci sta molto di più rispetto alla struttura che c'era prima. Era una sorta di deposito, non aveva tanto senso. E invece, mettendo questi blocchi, mettendo tutta questa roba qui, con anche la spada bella appoggiata dentro il calderone, come se fosse stata tipo sciacquata perché è stata lavorata con il calore, no? Incandescente e tutto il resto. Tra l'altro ci ho messo anche un villager che ho salvato e l'ho frizzato proprio qui, come se stesse appunto lavorando. Fighissimo, sono un sacco contento di questo lavoro. Guardate com'è gestita bene, sembra che ci sia pure addirittura più spazio rispetto a come era gestita prima questa zona. E mi piace pure tantissimo questo crogiolo, che purtroppo non l'ho potuto fare in Blackstone. Avrei voluto farlo in Blackstone, appunto perché gli si addice molto di più, però vi ricordo siamo in 1.15.2 e questa cosa non la possiamo fare. Per il resto non credo ci sia altro da dire, se non il fatto che le montagne, sì, le sto portando ancora avanti tantissimo, un macello, e ancora non sono finite. Non so se le finirò, ho una paura tremenda.
di questo. Quindi signori, io credo che per questo episodio possa essere tutto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Seguitemi su Telegram, seguitemi su Instagram, attivate la campanellina di YouTube, seguitemi anche su Twitch a questo punto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.